I primi 5 mesi del 2021 sono stati caratterizzati da un vero e proprio boom del mercato del libro. Si sono vendute oltre 39 milioni di copie di libri, ben il 44% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il 2020. Le graphic novel hanno persino stravinto, registrando un più 182% sempre rispetto allo stesso periodo. Secondo gli ultimi dati di GFK Italia, azienda milanese di analisi di mercato, il giro d'affari dei libri è di oltre 564 milioni di euro. Il prezzo medio di vendita è stato di circa 14 euro, con una crescita del più 1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il paradosso è che a fronte di un così forte incremento di vendite, assistiamo alla chiusura di numerose librerie. A Roma, oltre alla Libreria del Parlamento, ha chiuso la dirimpettaia Herder, la Romo Croce, i Reminders di Piazza San Silvestro, Bibli di Trastevere e tante altre. Speriamo che prima o poi questa tendenza si inverta. Simona Martorelli, direttrice delle relazioni internazionali della RAI, durante un incontro organizzato dalla RAI in occasione del Pre Italia del 2021, ha dichiarato che la storia, l'arte e la lettura italiana sono il punto di partenza e l'arma vincente per guadagnare spazio sul mercato internazionale. Beh, gli scrittori e gli autori italiani sono dunque avvisati. Oltre a storie su criminalità organizzata e mafia, devono iniziare a puntare la loro attenzione sui nostri grandi artisti e letterati del passato, ma anche contemporanei. L'esempio arriva dal successo internazionale di alcune nostre fiction, come L'amica geniale, I medici, Il nome della rosa e una delle ultime, Leonardo. Carlo Fuortes, amministratore delegato della RAI, ha presentato la nuova stagione di Radio RAI. È sempre stata una voce amica della mia giornata, ha dichiarato Fuortes, ed è un pezzo fondamentale del servizio pubblico, fresco e immediato. Poi Fuortes ha ringraziato il gran lavoro svolto dal direttore Roberto Sergio, che in 3 anni ha rivoluzionato il servizio pubblico radiofonico da analogico a full digital. La radio ha superato molte rivoluzioni tecnologiche e i podcast, per esempio, riescono a parlare a un pubblico giovane grazie alla sua modalità narrativa e seriale. La RAI investe nella radio perché è inclusiva, ha concluso Fuortes, perché ha valore di prossimità straordinario con il pubblico, senza contare quanto è importante Radio RAI per gli italiani nel mondo. La Madonna del Libro, molto cara a noi scrittori, è stata richiesta dal museo Jacquemart André e si trova ora a Parigi. Conservata nel museo Paul di Pezzoli di Milano, ha tolto alla Dama del Pollaiolo il primato delle richieste. Fino a questo momento era la dama, la vera star del museo milanese. Finora era lei la tela ad essere maggiormente richiesta per il prestito. Questa volta Botticelli, con la sua Madonna del Libro, l'ha detronizzata. Annalisa Zanni, la direttrice del Paul di Pezzoli, non concede tanto facilmente le sue opere in prestito, innanzitutto per motivi di conservazione e poi per rispetto dei suoi visitatori che si aspettano di trovare l'opera nelle sale del museo in via Manzoni. Ogni anno le pervengono una ventina di richieste di prestiti, ma ne concede soltanto 5 o 6. Nel caso del museo Jacquemart André, per la mostra Botticelli, artista e designer, ha accettato per la validità del progetto scientifico. L'edizione inglese del Wall Street Journal denuncia i danni causati da Instagram alle ragazzine britanniche. Il giornale ha reso noto alcuni documenti interni di Facebook, da cui risulta che il social, guidato da Mark Zuckerberg, sia perfettamente consapevole dei danni che Instagram può provocare alla psiche degli adolescenti. Il 32% delle ragazze, quando si sentono male per il loro aspetto fisico, Instagram le fa sentire peggio. La stessa cosa accade per il 14% degli adolescenti maschi. Come se non bastasse, Facebook sta anche realizzando una versione di Instagram per i bambini di età inferiore ai 13 anni. In un post, la responsabile delle politiche pubbliche di Instagram, Karina Newton, ha risposto alle preoccupazioni degli psicologi dicendo che l'app sta cercando di attenuare l'aspetto dei post che si concentrano sul solo aspetto fisico. In questo caso non sarebbe opportuno consigliare alle ragazzine inglesi la lettura di un buon libro? Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso del suo intervento al summit tra l'Unione Europea e l'Africa per le piccole e medie imprese,
ha auspicato che oltre al programma Erasmus venga varato un programma nazionale per uno scambio di studenti tra l'Italia e l'Africa. È l'unico strumento, ha detto il ministro, che può aiutare a superare le diffidenze, aiutare a trovare obiettivi comuni e vivere i problemi dell'altro paese come se fossero i propri. Il Ministero della Cultura, guidato da Dario Franceschini, ha promosso una serie di reportage per far conoscere le 42 biblioteche statali italiane. Dopo il primo episodio dedicato alla Biblioteca Palatina di Parma, pubblicato in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, è online la seconda tappa con protagonista la Biblioteca del Capoluogo della Sardegna. La Biblioteca Universitaria di Cagliari è stata istituita nel 1764 e aperta al pubblico nel 1792 ed è considerata la più importante dell'isola con 600.000 unità bibliografiche. Concludiamo questo nostro primo notiziario mostrandovi il reportage del Ministero. Buona visione e mi raccomando, leggete un buon libro. La Biblioteca Universitaria di Cagliari è nata nel Settecento quando i Savoia, re di Sardegna, hanno riorganizzato gli studi, istituendo ufficialmente sia l'università nel palazzo fatto costruire dall'ingegner Belgrano, sia il seminario tridentino qui vicino, che negli anni 50 è stato ceduto dall'arcidiocesi di Cagliari alla biblioteca e ora è sala mostre e luogo di conservazione dei pezzi più interessanti, tra cui ad esempio il manoscritto della Divina Commedia, che più che mai sarà valorizzato quest'anno per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Poi ci sono altri pezzi forti come i Falsi d'Arborea, che sono stati prodotti nell'Ottocento per far credere che ci fosse una scuola poetica di Oristano ancora più antica della scuola siciliana che si studia. Sono stati smascherati dall'Accademia delle Scienze di Berlino in una commissione presieduta da Theodor Mommsen e ora vengono studiati pure con le nuove tecnologie, ad esempio l'indagine spettroscopica sugli inchiostri e le pergamene per accertarne l'origine. È una dimostrazione di quanto diceva lo storico Mark Bloch, che i falsi non sono soltanto qualcosa di cui sbarazzarci come pensavano i positivisti, ma invece pure essi un'informazione storica per ricostruire chi li ha prodotti e per che scopo.